È un tempo molto strano e di problemi ne crea molti, soprattutto fisici, perché da sbalzamenti di testa, ecco. Ci siamo, dicembre è alle porte, pardon, agosto. In questo strano luglio, che assomiglia sempre più a un caldo e umido novembre piovoso, è facile cadere in errore. Mentre i social network chiedono l'aiuto di un esorcista per cacciare l'intruso mese autunnale, anche i videomaker veneziani si danno da fare, rispolverando dagli armadi una Giusy Ferreri pronta per partire per le ferie. Par novembre, se che piove no chiamo neanche un istante. Avviso che non si vede quasi niente. Un momento e par che avvenga manco forte. Dopo lo spot di promozione turistica veneziana che metteva in evidenza i punti di interesse della nostra laguna, gli autori hanno deciso di appoggiare lo Zaia Pensiero, fatto di false e pretenziose previsioni meteo, e se la prendono con il meteorologo italiano della TV. Ti medici godite il bel tempo, in quella pubblicità dei viaggi. Indovinare la percentuale possibile di precipitazioni è come scommettere al casinò ormai, ma gli inconvenienti in Piazza San Marco per commercianti e turisti rimangono. L'acqua alta in luglio non ce la si aspettava proprio. Adesso sta scendendo, per prima era abbastanza alta e questo qua ci blocca un po'. Quando piove siamo fermi, non si lavora. Quando c'è l'acqua alta mettiamo le passerelle qua e passiamo sopra, però con la gente che viene su e giù è un po' pericoloso. Sta cominciando a cambiare tutto, abbiamo un po' un clima del tipo monsonico.